Brian Jouet, una grande prestazione della squadra, una grande prestazione tua, e finalmente sono arrivati i tre punti esterni che l'Arezzo non aveva mai ritrovato in questo campionato. No, siamo contentissimi di questa grande prestazione, della vittoria fuori casa che mancava. Io sono arrivato da poco e sono contentissimo di come mi hanno accolto sia il mister che i ragazzi che lo staff. E spero di dare una grossa mano come ho fatto oggi. Una partita molto dura, perché la Pro Patria ha messo tutto il fisico che ha e soprattutto tutta la garra nel secondo tempo, hanno spinto tantissimo, ma voi siete riusciti sempre a ripartire e anche a creare grossi pericoli per la loro porta. Purtroppo non è arrivato il secondo gol che avrebbe dato la sicurezza. Certo, no, ma col mister abbiamo preparato la partita contro questa Pro Patria, che è una squadra di categoria molto fastidiosa, che tutte le squadre fanno fatica in questo campo. Quindi siamo contenti e ora guardiamo avanti. Ti abbiamo visto fare a sportellate per tutta la partita, praticamente con tutta la difesa, una guerra contro tutti, però nonostante questo sei riuscito anche a far vedere quello che sei in grado di fare. No, ma infatti questo è il mio gioco, io ci metto sempre tutto in campo, mi piace fare la guerra con i difensori e, come ho detto, cerco di dare un contributo grosso a questa squadra e di raggiungere il nostro obiettivo. E adesso c'è da affrontare la prima in classifica, che tra l'altro esce da una sconfitta, ha perso oggi in casa contro la Juventus Under 23, una settimana di preparazione molto dura per affrontare una partita molto difficile. No, no, sarà una partita bella, perché loro sono una grande squadra, ma noi prepariamo la partita come abbiamo sempre fatto e andremo raccarichi.